Cosa c'è di meglio col caldo di agosto che andare a farsi proprio l'ala tali? Già mi viene caldo solo a guardarlo. La gente dovrebbe starsene nei dintorni di Lanoscea per godersi il mare, ma noi che siamo masochisti abbiamo preferito farci questo bel dungeon per spezzare la routine. Ebbene ragazzi, io sono Karma, la vostra Dungeon Guide, e con questa premessa vi do il benvenuto in questa videoguida che parlerà appunto di Alatali, dove incontrerete Doctor, Gasbomb, serpenti velenosi e chi più ne ha più ne metta. Non so voi, ma io non mi faccio mancare proprio nulla. Il dungeon in questione ha molte differenze rispetto a tanti altri dungeon, partendo dal fatto che sin dall'inizio incontrerete tanti piccoli mob verso la strada che vi porta al primo boss. I mostri in questione sono i Doctor, sono dei colossi che con la loro skill conica, che è stonabile, vi fanno tanto danno. Tuttavia, nel caso in cui voi siete tank e anche pigri o non disponete di skill che possono infliggere stun, è preferibile tenere il Doctor completamente girato verso di voi e quindi far dare le spalle di questo mob particolare all'intero gruppo. Questa è una regola, ahimè, fissa per quanto riguarda il corretto tanking, sia nei trials che nei dungeon che in tante altre situazioni. Troverete anche gli imp che colpiscono il membro del party col più alto livello di aggro su questo mostro con una semplice skill ghiaccio e le pericolosissime gas bomb. Perché dico pericolosissime? Perché già dal loro nome potrete facilmente intuire che questi mob non hanno niente di buono in mente per voi. Dopo essere stati picchiati un po', questi hanno la brillante idea di autodistruggersi portandovi con loro verso la morte. Per dirla, mors mia, mors tua. Perciò, nel caso in cui vi siano questi tre mob assieme, la priorità va sempre data al gas bomb per primo, il secondo mob da battere è il Doctor, e il terzo e quindi l'ultimo è l'Imp. Dopo qualche gruppetto di mostri sarete finalmente arrivati al primo boss della Latali, Firemane. Non è niente altro che un Fire Sprite un po' più grande. Questo boss non fa attacchi particolari, si limita ad attaccare quindi il membro del party col più alto livello di aggro. Se ci fate caso, anche accanto al boss c'è un braciere rudimentale. Detto questo, posso dirvi che non sta messo lì a caso per fare la sua figura, perché alla scritta The Hall of Chest is Sealed Off, il luogo che ospita questo combattimento si andrà ad illuminare di una luce più intensa. Infatti, il fuoco presente nel braciere si intensificherà e da una o più d'una delle tre piccole nicchie della camera, da voi visualizzabili tranquillamente sulla minimappa, inizieranno ad arrivare gli HUD, che in questo fight vengono rappresentati dai Damantius e dai Noxius. Sono delle fiammelle che viaggiano in traiettoria verso il braciere. Ebbene, questi HUD vanno distrutti prima che gli stessi giungano al braciere esplodendo. Perché se ne sopporta una, due, fino anche tre, ma se non c'è sufficiente DPS, i danni AoE possono ferire gravemente il party, portandolo anche in alcuni rari casi alla morte. Abbattuto il primo boss, si conclude la prima parte di questo dungeon. Per iniziare la seconda, dovrete utilizzare la Aetherflow. Il secondo step di questo dungeon non prevede gli Imp o i Doctor, tuttavia, a tenervi compagnia, vi saranno altri mob quali Psy, Mantis e Collisium. In questi casi la priorità nell'uccisione va sicuramente al Collisium, perché a differenza delle Mantidi non fa solo danno, ma causa anche del poison, pertanto va eliminato subito. Ma la vera peculiarità della seconda fase di questo dungeon sono le Chain Wick. Ne dovete attivare in tutto 5 per poter alzare il cancello per affrontare il secondo boss. Le troverete sparse lungo tutto il percorso. Tuttavia è bene che voi sappiate che alcune nascondono delle coffer, altre dei simpatici Lightning Sprite, se vi va bene, se vi va male un altro sempre simpatico Gas Bomb. A titolo informativo è inutile affrontare il Gas Bomb perché tanto dopo qualche secondo esploderà cercando di uccidere chiunque sia nel raggio d'azione della sua AoE. Una volta attivate tutte le Chain Wick necessarie potrete affrontare il secondo boss della Latali, Thunderclap. Facendoci un po' di attenzione, il nome del boss e l'intero spazio da voi visualizzabile del campo di battaglia, dovrebbe suggerirvi il come ci si deve muovere in questo fight. Cosa intendo? L'arena dispone di una lunga passerella, quella da dove siete arrivati, ed uno spazio circolare interamente ricoperto di acqua. Perciò, durante il combattimento diventa importante rimanere sulla passerella e sostarci senza toccare la parte d'arena bagnata. Questa cosa, ribadisco, è fondamentale non tanto nelle fasi in cui il boss se ne sta tranquillo a farsi picchiare da voi altri, quanto nella fase dove Thunderclap scappa verso il centro rendendosi vulnerabile agli attacchi ed elettrificando l'arena infliggendo Electrolution a chiunque sosta nell'acqua.
Questa cosa aumenta di tanto i danni causati da Thunder, e per non agevolarvi affatto il combattimento inizieranno anche a poppare dei Lightning Sprite, alcuni con attacchi AoE, altri con attacco singolo, giusto per mettervi in confusione. Il boss scapperà in tutto 3 volte verso il centro. Questo è ciò che ho avuto modo nel tempo di notare. Tutto ciò che è importante però per voi da sapere è che nessuna delle meccaniche è limitante per farvi completare questo combattimento, che una volta terminato vi attiverà un altro Aether Flow per passare quindi alla terza e quindi ultima fase della Latali. L'ultima fase, nonché la più semplice secondo me dell'intero dungeon, consiste solo unicamente nell'uccidere gli ultimi mob rimasti tra voi e la fine del dungeon. Non troveremo nessuna delle precedenti tipologie di mob, eccezion fatta per i gas bomb. Di nuovo ci sono solo i Rudis back, nessuna nota da aggiungere a questi ultimi. Quindi, sconfitti i mostri rimasti, non vi rimane altro che affrontare Tangata. È l'ultimo boss di questo dungeon e non è assolutamente più difficile degli altri due, ma anzi, in qualche modo ripete alcune delle meccaniche dei boss precedenti. Cosa intendo? Dal 90% di vita rimanente in poi, Tangata creerà ai suoi piedi un cerchio di fuoco rendendosi vulnerabile agli attacchi e contemporaneamente facendo extra damage da fire. In quel momento nell'arena che cosa accade? Che si ripetono due meccaniche all'unisono. Da un lato, quello da dove siete arrivati, appare un piccolo fire sprite da eliminare per 3 volte, ossia abbattuto il primo sprite ne compare un secondo, morto quello un terzo. La meccanica in contemporanea a questa sono gli altri add presenti anche nel primo boss, le fiammelle, che questa volta non si dirigeranno verso un braciere X ma andranno direttamente da Tangata per poter esplodere e quindi farvi del danno. Di queste meccaniche solo quella dello sprite è fondamentale, perché appunto eliminato il fire sprite in questione per 3 volte, Tangata sarà nuovamente vulnerabile agli attacchi. Questa meccanica dello sprite si ripeterà altre 2 volte prima di poter vedere finalmente morire il boss e concludere quindi il dungeon. Tuttavia solo durante la fase finale il boss non sarà più immobile sul suo cerchio di fuoco, ma arriverà verso di voi rimanendo comunque vulnerabile. Tutto questo è ciò che dovete sapere sulla Latali, spero di esservi stata d'aiuto, iscrivetevi al canale e ci ribecchiamo alla prossima guida, ciao!